Andiamo, andiamo. Ah, è arrivato il signor Giubbennò, mi ha ucciso. Ancora una volta, ciao ragazzi e ben ritornati, anzi benvenuti su Roblox Hello Neighbor. Oggi conosceremo il signor Giuberto versione robloxosa. Ma per rendere questo video ancora più epico non sono da solo. Roblox Hello Neighbor in due, insieme ad Anna, che mamma mia sembri, sei sempre una prugna gigante, questo? Certo, ovviamente. Non te lo toglie nessuno. E ragazzi, questo è un fagiolo. Sfida epica, se arriviamo a 35.000 pollici su per questo video, vi prometto che giocheremo io ed Anna ad Hello Neighbor nella vita reale. Dovrei dirtele queste cose prima di deciderle. Cioè, no, io non imbuco dentro casa di nessuno. Hello Neighbor nella vita reale, 35.000 pollici su. Adesso manteniamo la calma, dobbiamo riuscire a entrare in casa nostra. Ho preso la chiave, questa è la chiave di casa nostra. Anna, vieni che ti insegno. Anna, non ho mai giocato a Hello Neighbor. Vieni. Aspetta, qua non si vede un cazzo. Ah, dobbiamo accendere la luce. Ah, sono al buio, accendi, aiuto. Questa è la nostra casa, non serve a niente. Invece quella che serve, serve la casa dall'altra parte. E guarda vicino alla porta, hai visto quel movimento? Quello è nient'altro che di meno che il signor Giuberto, Anna. Perché hai il binocolo che ti spunta dalla nuca? Seguimi, ma stai attenta, perché quel vile... infatti... Lo vedo. Guardalo, Anna, lo vedi? Mamma... Sta attenta, brutto che signor. Brutto. Sta venendo, no. Ascolta, ma corri dietro. Scappa con me. Vieni, dove sei? Anna? No, ce l'hai alle seguendo. Spalle. Scappa, ce l'hai alle spalle. Anna, aiuto. Io sto entrando dalle. Oh mio Dio, ragazzi, guardate. È quasi più bello dell'Hello Neighbor, vero? Epico. Guardate, c'è anche la fornace. Che cos'era? Cosa? Anna? Non mi dire che ti sei portata il signor Giuberto. Non lo so. Aspetta, zitta un secondo, ho sentito un rumore. Sì, il signor Giuberto ci sta dando la caccia. Seguimi. Oddio. Anna, seguimi. Ascolta, dobbiamo essere cauti. Dobbiamo decidere dove vogliamo andare, perché il signor Giuberto non perdona. Guarda, ci sono anche i manichini veri e propri, quelli del gioco. E questa è la cucina di Giuberto. Ma chissà se si possono aprire le cose. Potremmo trovare qualche segreto, forse. Maledetto Giuberto. Vieni, Anna, seguimi. Arrivo. Ti porto nelle zone importanti. Qua sopra, ad esempio, sulle scale. Nel gioco vero c'è lo squalo. Ma qui sembrerebbe... Oh, cos'era? Cos'è? Tenta. Niente, che c'è l'acqua per terra. Però lo squalo sembra che non ci sia, fortunatamente. Vieni, vieni, seguimi lo stesso. Qua, ad esempio, qua bisogna trovare il fucile per poter sparare e aprire questa chiave. Guardalo, lo vedo. Sta lì, nell'angolo sta. Guardalo, cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Signor Giuberto, si calmi. No. Si calmi, Anna, stai tranquilla, ti proteggo io conosco le sue abitudini. Ha preso una scatola. Sì. Attenta, ci ha visto, ci ha visto, scappa al piano di sopra, corri, ci sta ancora seguendo, corri, scappa, ok, si è fermato, signor Giuberto la deve smettere di fare questo comportamento, di questo passo, non avrà mai dei vicini che le vogliono bene, non avrà mai delle persone che l'amano. Cos'è successo? Non far cagare addosso per niente, paura. Ho un'idea, tiriamogli addosso i banchi, così li tiriamo sui denti, vedi come la smette di fare lo stravagante. Dov'è finito? Dov'è? Boh, se n'è andato, Anna. Forse è il nostro momento. Ho un'idea, possiamo nasconderci nell'armadio. Sì, che si può. Anna, ficcati. Tu, allora, ascoltami. Tu ti ficchi nell'armadio e io ti dico se è sicuro. Aspetta, aspetta. Allora, signor Giuberto. Anna, puoi uscire, sembra che non ci sia. Vieni. Okay. Sembra che sia andato da qualche parte. In bagno forse è andato. Vediamo se nel garage c'è qualcosa che... Aspetta, ma questa è la porta. E c'è un lucchettone, dobbiamo trovare la chiave per quel lucchettone. Ok. Dove potrebbe nascondere? Allora, la chiave nel gioco originale bisogna trovare il piede di porco. Però qua non credo ci sia. Forse c'è il martello. Ho preso il martello, Anna, provo a togliere l'asse di legno, forse funziona? Sì, ha funzionato. Oddio, ci manca solo la chiave, ragazzi, ok, dove la potremmo trovare? Pensa, Anna, rifletti col tuo cervello multi-intelligente, dove troviamo la chiave? Multi-intelligente, grazie, nei cassetti, cerchiamo allora, nei cassetti. Oh, ho trovato la tomba, ragazzi. Che tomba? Tu non hai mai giocato, ma qua c'è una tomba e qua c'era la maestra di signor Giuberto. Questa qua è la maestra. Però non possiamo prenderla. Oddio, l'ho visto! Stai attenta! Ah! Ah!
aiuto! È qua dietro di me! Scappa! Scappa di sopra! No, ha smesso di inseguirci. Maledetto, quello là è un fetente, ancora più aggressivo. Ah, è ancora qua, mi sta picchiando. Aiuto, mi metto nell'armadio. Mi sono ficcato nell'armadio. È fuori dall'armadio, Anna. Ah, è entrato nell'armadio. Ma dai, ma aiuto. È un pazzo questo signor Giuberto. Come nell'armadio? Okay, dove sei? Ok, si è calmato, sono nella stanza della scuola. E c'è di nuovo lui. Aiutami, Anna. Lo devo far buggare in qualche maniera. Lo devo far baglia. Aiuto, sono bugato, sono bugato. Cosa è successo? Sono morto! Come sei morto? Sono di nuovo vivo! Eccola! L'ho trovata! Ho trovato la chiave! L'ho presa! Vabbè. L'ho presa! E adesso dobbiamo... Di qua! Buttati, Anna! Buttati! Qua, qua! Brava, brava! Seguimi, seguimi! Mi vedi? Sì. Vieni, sì, vieni! Sì, andiamo di qua! Adesso entriamo! Mi sono perso un attimo! Di qua, di qua! Di qua, di qua. Vieni, porca di quella cutrettola! Vieni, vieni, vieni! Ok, ora dovrebbe... Dovrebbe aprire... si è aperto! Vai, ci sta seguendo! Oddio, entra! No, non c'è niente qua! Oh no, come non detto! L'hanno già aggiornato! Oh! Spettacolare, Anna! Spettacolare, Anna! Dove sei? Non lo so, sono di nuovo qui! Ok, stai qua! Ora sono qui! Allora, proviamo a scendere, vediamo che cosa c'è! Nel gioco finale di Hello Neighbor, questa parte ancora è provvisoria! Ma qua potrebbe essere che l'abbiano ancora... Oh mio Dio! Anna! Anna, stai attenta, perché di là ho visto qualcosa di un po' inquietante io, Quello è un cerchio satanico, questo signor Giuberto è ancora peggio di quello del gioco originale, mi sa, Andiamo via. Non lo guardiamo, che ci potrebbe fare male. Proviamo ad andare da questa parte, qua ci deve essere qualcosa. È un labirinto. Sì, è un labirinto. Qua non c'è niente, andiamo dall'altra parte. Mio Dio, dove cazzo ci starà portando questo pazzo? Vieni, vieni, qua, qua, qua. Cosa guarda, c'è? Un generatore. Oh, guarda, c'è anche un letto. Si può attivare. E perché vedi che di là si può passare? E infatti, infatti! Oddio. Abbiamo aperto un'entrata! Oh mio Dio! Vieni, Anna! Seguimi! Ho un'ansia tremenda! C'è un'altra brandina! Proprio come nel gioco, è qua! Ci vuole un codice! Un codice! Tu hai letto un codice prima, per caso? No! E neanche io! 1, 2, 3! No! Ho trovato le pantofole di signor Giuberto, Anna! Sono giganti e brutte. Dove starà? Non andare lì, attento, attento. Maledetto pazzo. Allora, io ho visto che qua c'è il camino, la stufa del signor Giuberto, che si apre e si chiude. Quindi secondo me noi dobbiamo trovare il peluche del signor Giuberto, ficcarlo qua nella stufa, dargli fuoco, e da dentro il peluche magicamente verrà fuori il codice. Anna, aiuto! Da dentro il peluche magicamente verrà fuori il codice per aprire il piano di sopra. Cioè, di sotto. Aspetta, 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 vieni qua. Guarda un po'. 1, 3, 3, 7. Oh. Per caso l'ho visto, ma potrebbe essere questo. Vieni, andiamo. Presto, riandiamo nel seminterrato. Allora, 1, 3, 3, 7. 1, 3, 3, 7. Non dimenticartelo, Anna, Non te lo dimenticare. Allora, dove bisognava andare? Mi pare che era da questa parte. Sì, eccolo qua, il generatore che abbiamo attivato con successo. E questa porta. 1, 3, 3, 7. Dannazione! Perché non fa? 1, 3, 3, 7. Ha funzionato! Siamo dei geni! E guarda, guarda cosa ho preso! Guarda cosa ho preso! L'orsacchiotto del signor Giuberto! Mi ha anche dato un achievement! Però e adesso, secondo me, dobbiamo bruciare questo orsacchiotto. Okay, secondo me è questa la segretanza che c'è dietro questa versione di Hello Neighbor. Che ci manca poco che sia più completa di quella originale, tra l'altro. Andiamo, andiamo. È arrivato il signor Giuberto. No! Mi ha ucciso. L'orsacchiotto, Anna, rubalo. Aia. No, mi è caduto. Mi è caduto l'orsacchiotto. No, non lo so, Anna. No, mi è caduto, era per terra. Mi ha ucciso e mi è caduto. Come facciamo? Giuberto di merda. L'ho chiuso. L'hai chiuso? Sì, credo di sì.
L'ho chiuso dentro, ti è, signor Giuberto, rimane chiuso dentro. Va bene ragazzi, io direi che per questo video dobbiamo chiudere qua. Se voi lo sapete, se ci avete giocato, mi raccomando, diteci che cosa succedeva se mettevamo l'orsacchiotto nella caldaia. Io lo voglio sapere, quindi scrivetelo. Raggiungiamo i 35.000 pollici su per Roblox. No, scusate, per Hello Neighbor nella vita reale. E perché stavolta col signor Giuberto chiuso là dentro è tutto. Da Lion e Anna, out! We'll be right back.